Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Shake TV e benvenuti su questo breve vlog dove volevo assolutamente ringraziarvi di persona tutti quanti perché siamo arrivati alla bellezza di 1000 iscritti. 1000 iscritti che io sinceramente pensavo di non poter mai raggiungere, ma soprattutto nella bellezza dell'arco di meno di un anno. Quindi insomma ragazzi, sono veramente soddisfatto e vi ringrazio veramente tanto. E per l'occasione ho deciso di mettere a disposizione di tutti quanti gli iscritti, ma anche di coloro che non sono iscritti, anche di te che stai guardando il video per la prima volta, un download di un videogioco fatto con RPG Maker che molti di voi conosceranno, ma per chi non lo conosce non è un problema, lo andremo a vedere tra poco in un piccolo gameplay che vi mostrerò, dove appunto potrete scaricare il gioco e divertirvi, giocare. Sarà un breve gioco di all'incirca 10 ore, 10 ore potrebbero pure essere troppe effettivamente. Ma bando alle ciance ragazzi, a questo punto andiamoci a vedere un pezzettino di questo gioco per vedere di che cosa si tratta, e ricordo a tutti quanti voi che potrete trovare il download qui sotto in descrizione, altrimenti sopra le icone del canale. Allora a questo punto andiamoci a vedere un pezzo del gioco. E cominciamo subito dalla storia, dove troviamo una cittadina alle prese con un'invasione di mostri pronti a conquistare tutto quanto, e la cosa ha portato un po' di scompiglio tra la gente. E cosa ha pensato il re per aiutare i suoi cittadini? Ha ben pensato di liberare 4 banditi rinchiusi nelle cantine del castello, promettendo loro di guadagnarsi la libertà aiutando la popolazione con questo problema. Ma come avrete ben capito, i 4 banditi non sono altro che uno dei personaggi che potremo scegliere durante la nostra avventura. Ma finita la presentazione, appunto, sceglieremo il personaggio tra il guerriero, il mago lanciatore di incantesimi, il cacciatore che lotterà con arco e frecce e lo stregone. Dopodiché, ragazzi, passiamo al nome che metteremo al personaggio. Diamo invio, ok, e si comincia. Allora, questo è proprio l'inizio ufficiale del gioco, ragazzi, e volevo farvi vedere un attimino sia i movimenti e spiegarvi che spingendo ESC appunto andremo in questo inventario dove potremo decidere le varie cose, anche vedere le mosse che noi avremo a disposizione. Al momento abbiamo solo il charge con il guerriero perché siamo livello 1, e molto importante anche l'equipaggiamento, ragazzi, perché qui abbiamo 2 spazi per le spade, l'elmo, il corpo e 4 gemme. Oltre all'equipaggiamento che ci si guadagnerà durante il gioco, ci sarà da portare il personaggio fino al livello 60 e ogni tot livelli si guadagneranno delle nuove skill. Qui ragazzi, come i classici RPG, si andrà avanti, si livellerà grazie anche alle missioni che ci daranno i paesani. Tipo questo ci ha dato da prendere un contenitore nell'acqua che stava dentro il secchio, gliela riportiamo e automaticamente prendiamo la nostra ricompensa. Ma non è soltanto quello ragazzi, c'è anche qualcosa di un po' più complicato, ci sono anche delle missioni un pochino più difficili da svolgere, dei posti che pullulano di mostri che alcuni magari li potremo superare semplicemente evitandoli, alcuni tipo questo bisognerà affrontarlo per forza altrimenti non si andrà avanti. E si procede tranquillamente livellando, uccidendo mostri, completando missioni e addirittura affrontando dei dungeon per cercare di recuperare un armamento migliore, un equipaggiamento più forte. Ma andiamoci a vedere direttamente un combattimento, ragazzi. Adesso abbiamo sbloccato un'altra skill e sarà uno strategico a turni, toccherà prima a chi è di livello superiore. In questo caso l'abbiamo bloccato con il charge che stunna l'avversario e ci dà a noi la possibilità di attaccare un paio di volte. Allora, adesso stiamo recando un pochino di mana, quindi al prossimo turno avremo il mana necessario per poter fare un altro charge, eccolo qui, e ristunniamo l'avversario. Ogni personaggio avrà le sue caratteristiche, il mago lancerà incantesimi di fuoco, di ghiaccio, il cacciatore avrà un lupo ferale a seguito e lotterà dalla distanza con arco e frecce, il warlock invece userà magia nera ed avrà anche un demone in battaglia. Quindi, ricapitolando, dov'è che potrete scaricare Patchword? Nelle informazioni del canale, nella descrizione di questo video e sul sito Shake TV Games all'indirizzo www.maxfusiongame.gimdo.com. Per il resto, cari ragazzi, io non finirò mai di ringraziarvi per il raggiungimento dell'obiettivo dei 1000 iscritti del canale. Quindi, che voi giochiate a questo giochino che ho inventato oppure no, sappiate che comunque sia troverete sempre i gameplay dei vari videogiochi sempre sul canale. Quindi ci vedremo sempre qui su Shake TV. Un grandioso saluto da Shake e ci vediamo alla prossima.